vita, cioè un artista come te poi si concede poco, cioè tu ti ho chiamato altre volte. Ma è brutto dire, cioè, si concede poco. Sì, cioè non sei molto... Quello. Non è che... Nel senso che... Perché che non... quello che vorrei fare io non riesco a farlo. Ah, ecco, perché ti ho invitato anche altre volte. Cioè, diciamo che tu l'ultima sei volta selettiva, mi hai chiamato... Sei selettiva nel tuo lavoro. Per ma una situazione è una roba bella, precisa. Tu è una cosa bella. Sì, sono molto selettiva perché... Se no, dopo 50 anni avrei già proprio stufato tutti. Io sono presente da più di 50 anni e questo è qualcosa di eccezionale. E forse sono arrivata a questo punto, dopo tanti anni che ancora mi amano, forse perché non mi sono data troppo. È vero. O mi sono presa sempre delle lunghe pause. Però c'è da dire che le ho prese moltissime volte per la famiglia, per i figli. Per stare con la mia famiglia, che è la cosa più importante per me. Mi piace il successo. Hai preso pause di anni, ma la famiglia... però quando sono nati gli ultimi sì, due. Perché sono nati con 11 mesi di differenza, erano come due gemelle. Sono stata 2 anni incinta con la pancia. Però poi hai anche scelto di dedicarti ai figli. Siccome quando è nato il primo... Tu lavoravo a tempo pieno, negli anni 8, perché ero uscita nell'aria, ero proprio nel massimo. Dopo... Siccome crescendo Giacomo poi ogni tanto mi rimproverava questa cosa, mi detto, tu mi lasciavi sempre dalle nonne, o dalla nonna Anna, dalla nonna Grazia, o le tate. Sì, è vero, perché facevo tante tournée in quel periodo. Quindi quando sono nati gli altri due, a parte che dopo 13 anni sono nati, quindi me li sono proprio goduti. E poi non volevo che da grandi loro potessero rimproverarmi come